troviamo nella sede di Via Pitteri 10 a Milano del Ponte Casadaste, dove è tuttora in corso, in fase terminale, l'allestimento dell'asta di arti decorative del Novecento e design. Si tratta di una sede ricavata da un'ex fabbrica degli anni 50 che abbiamo ritenuto particolarmente adatta per ospitare oggetti, opere, arredi, vetri di Murano, ceramiche realizzati nel XX secolo e appunto oggetto delle vendite delle nostre aste di arti decorative e design del Novecento. L'asta è caratterizzata dalla presenza di alcune opere di sicuro interesse realizzate da autori molto noti e importanti per i cultori della materia, per gli appassionati, per i collezionisti, una boiserie in nicchia con appendiabiti e panca disegnata dal noto architetto ingegnere Carlo Mollino per una committenza borghese torinese nel 1947 circa. E il pubblico può essere molto vario, spazia dai collezionisti che sono via via più numerosi, soprattutto stranieri, occorre dire, alla grande affluenza di gallerie internazionali, di mercanti d'arte che soprattutto nell'ultimo decennio si sono specializzati nell'ambito del design e in particolare del design italiano sempre più apprezzato, ma anche privati, anche neofiti, anche architetti, decoratori di interni che si vanno sempre più orientando verso l'acquisto in asta di oggetti unici piuttosto che di oggetti in commercio e di produzione seriale. È documentata da una recente mostra che ha chiuso i battenti poche settimane fa, un paio di mesi fa, alla Triennale di Milano, l'opera di Osvaldo Borsani, che appunto erede di una famiglia di ebanisti, prosegue l'attività modernizzandola a partire dagli anni 20-30 e trasformandola poi in una delle più importanti imprese di produzione di arredi moderni, la Tecno. Questi tavolini fanno parte di una serie che venne definita, e così definita in bibliografia, la serie dei concetti spaziali, derivata appunto dalla definizione che lo stesso Fontana dà alle sue opere degli anni 50. Pezzo atteso sono le poltrone. Tutte le case d'asta che hanno un'asta di design di solito hanno quel modello di poltrona di cassina. I trend del momento, sicuramente Gio Ponti è uno degli autori più ricercati, anche perché è stato oggetto di una grande mostra al Musée des Arts Décoratifs a Parigi e da anni è il principe, potremmo definirlo, del design italiano, giustamente riconosciuto come tale. Autori che vanno sempre molto bene nelle aste nazionali e internazionali sono i grandi disegnatori di illuminazione, quindi Sarfatti con Arte Luce, Angelo Leli con Arredo Luce, Giuseppe Ostuni con O Luce, dei quali abbiamo qui una serie di esempi abbastanza interessanti. Si può dire che recentemente c'è stato, a mio parere, anche un spostamento di interesse dagli anni 50 e 60, che da almeno un lustro sono rappresentano il periodo di maggiore interesse per il collezionismo internazionale, verso gli anni 70 e verso gli autori italiani degli anni 70, che conservano un'altissima qualità esecutiva e innestano anche una sorta di polemica culturale nella realizzazione di oggetti. Penso a Sozzas, a Memphis, ma anche autori come Frattini, come Sergio Mazza, che sono via via più ricercati, soprattutto, va detto in questo caso, dagli stranieri.